Riccardo, oggi l'Empoli aveva un obbligo, anche qua lo ripetiamo, l'obbligo era già assolto, quello della salvezza, quindi tutto in più quello che stiamo facendo, aveva l'obbligo di vincere senza guardare gli altri. L'Empoli ha vinto, ha giocato bene contro un avversario che è venuto a chiudersi, non era facile Riccardo oggi? No, non era facile, perché loro avevano bisogno di punti salvezza e quindi sono arrivati qua chiudendosi fin dall'inizio, erano tutti dietro la linea della palla e quindi gli spazi erano pochi e abbiamo trovato più difficoltà, però comunque abbiamo fatto combinazioni veloci, abbiamo cercato di creare delle catene a 3, a 4 per creare superiorità soprattutto sugli esterni, quindi siamo riusciti alla fine a scardinare la loro difesa, però penso che comunque l'abbiamo sempre controllata noi la partita e sia una vittoria meritata. E ora la situazione è molto buona per noi, però finché non agguanteremo almeno un punto su 3 a Verona i giochi non saranno ancora fatti. Senti, restando un attimo sulla gara di oggi, squadra chiusa quella del Cittadella, perché non si è mai provato, soprattutto nel primo tempo, a cercare il tiro da fuori? Ah, perché comunque loro accorciavano sempre sul portatore di palla, erano in 5 dietro, sempre più i tre centrocampisti, sempre stretti, corti e pronti a pressare sul portatore di palla, ad accorciare, quindi non era neanche semplice provare la conclusione da fuori, infatti abbiamo trovato un po' più difficoltà, però penso che ce l'aspettavamo e infatti la partita è andata come pensavamo noi, però abbiamo trovato questo gol che adesso ci ha messo in una grande situazione. L'Empoli, Riccardo, che sta bene fisicamente oggi, faceva caldo anche, ho visto la squadra uscire al 90° fresca. Sì, no, era molto caldo, però comunque non è la prima partita che giochiamo al caldo, quindi un po' ci siamo anche abituati, poi abbiamo dimostrato di stare bene anche a Vicenza, abbiamo fatto, per quanto possa essere probante, abbiamo dimostrato comunque di essere in forma e penso che lavoreremo in settimana per arrivare a Verona nella miglior condizione e per approdare agli eventuali playoff ancora meglio. Ecco, è arrivato questo risultato quasi inaspettato di Lanciano, questo pareggio che mescola un po' le carte e ci manda a Verona in una situazione psicologica non facile, però più tranquilla, perché anche a Verona il pareggio potrebbe significare festeggiamento, in quel caso sarebbe serie A diretta. Sì, ora noi abbiamo bisogno di due risultati, abbiamo due risultati su 3, mentre magari prima la situazione sarebbe stata più complicata dovendo andare a Verona per vincere, quindi si allenta un po' la pressione, però la concentrazione deve rimanere la stessa, perché basta pochissimo per ribaltare la situazione. Perché insomma Riccardo Saparona non può congedarsi con questa gara dal Castellano, dobbiamo ancora rivederti poi, quindi questi playoff devono assolutamente giocarsi. Sì, sì, no, ma sono convinto che ci rivedremo per altre due partite almeno. Senti, per quanto riguarda il discorso legato alla nazionale, all'europeo e tutto quanto accordato col fatto che voi, tu e Vasco Regini, resterete regolarmente a disputare i playoff, come appunto si vociferava? Io credo di sì, ancora non so se c'è stata l'ufficialità, non lo so, però da quanto so la federazione ha dato la disponibilità. Senti Riccardo, siamo un po' al titolo di coda della stagione, io ti chiedo già un primo tuo bilancio di quest'annata che secondo me va in cantiere veramente alla grande, non solo per il trasferimento al Milan, ma perché abbiamo visto veramente crescere un ragazzo conosciuto in primavera e diventare un campione, anche umanamente. Beh, ti ringrazio, penso che questa stagione, sono sincero, vada oltre anche ogni mia aspettativa. Io l'anno scorso ho avuto tanti alti e bassi, magari ho finito la stagione in crescendo, però sono sincero, non mi aspettavo di poter avere questa maturazione e raggiungere uno score di gol ma anche di assist così elevato, quindi sono veramente contento personalmente ma anche per tutta la squadra, perché siamo veramente a un passo dall'obiettivo collettivo e raggiungere sarebbe veramente qualcosa di straordinario, perché dopo le prime 9 giornate abbiamo fatto una cavalcata che, per la quale veramente meriteremo la Serie A diretta, però prendiamo questi punti a Verona e poi giochiamoci i playoff per andare in Serie A. La delizia è stata la vittoria dell'Empoli. Croce è qua con noi e ci ha regalato questa vittoria, questo gol importantissimo. Partiamo dal gol, Daniele, un gol che potrebbe essere definito facile, ma si sa che i gol non sono mai facili.
No, perché dai, quest'anno ci avevo provato anche in altre occasioni, magari ero stato anche un po' pollo e un po' sfortunato in alcune occasioni. E oggi, non so, lo volevo fortemente, ci ho creduto da quando è iniziata l'azione, ho visto Davide andare sul fondo, ha messo una palla bellissima e ti ho detto ci ho creduto e sono stato anche fortunato e mi godo questa gioia perché è un'emozione dai fortissima. E poi perché insomma regali tre punti all'Empoli importantissimi, arrivati poi con la contemporaneità del pareggio del Sassuolo, oggi questa vittoria veramente può valere, potrebbe, usiamo il condizionale, potrebbe valere il playoff. Sì, ma infatti soprattutto per quello che siamo contenti perché è una vittoria importantissima e se si verificherà anche un risultato positivo a Verona come ci auguriamo tutti e potrebbe valere per noi i playoff che all'inizio era solamente un sogno. Senti, una gara dura oggi, il Cittadella è venuto qua insomma, per difendersi, per chiudere e per picchiare, insomma, tu ne hai prese oggi di cotte e di crude? Sì, ma ci aspettavamo una squadra che si chiudeva bene e sarebbe stato difficile sbloccarla, oggi si è puntualmente verificato, loro si chiudevano bene, però penso che noi abbiamo fatto una grande partita perché e soprattutto non abbiamo concesso nulla alle loro ripartenze, poi abbiamo avuto il predominio territoriale quasi per 90 minuti e quindi penso che la vittoria sia più che meritata. Poi Daniele, è un Empoli lucido da un punto di vista mentale e fisico? Sì, no, infatti secondo me la bravura nostra è stata quella di tenere la lucidità, di non perdere mai la testa, di non innervosirci nei ripetuti falli e nel fatto che loro si chiudessero molto bene, quindi siamo stati lucidi a far girare sempre la palla e aspettare l'occasione giusta. Tu sei arrivato qua ad Empoli a giugno in una situazione un po' particolare quando arrivasti, no? Società un po' in mezzo subbuglio, si parlava di salvezza, di evitare il play-out, tutt'al più, e ti ritrovi forse a giocarti addirittura la Serie A. Quali sono le sensazioni che provi? Ma non te le so descrivere perché è un'emozione fortissima, dai, penso neanch'io all'inizio come tutti quanti ci aspettavamo una stagione così. Per me poi era iniziata doppiamente male perché mi sono infortunato, sono stato fermo 2 mesi e in quei 2 mesi ho visto dalla tribuna una situazione in cui eravamo in grossa difficoltà e temevo, ti dico la verità, anch'io al peggio. Ero arrivato a 30 anni a tornare in questa categoria e ci tenevo a tenerla il più possibile e poi la stagione è evoluta in un modo in cui forse non ci aspettavamo nessuno e quindi è un'emozione fortissima. Ma la stagione di Daniele Croce te l'aspettavi a questi livelli? Ma io ho sempre sperato di dare un contributo importante per quello nel mio piccolo che potevo fare, quindi ci speravo e sapevo sin dall'inizio che avrei potuto dare il mio contributo. Sono contento di esserci riuscito fino adesso e di essermi ritagliato un piccolo spazio importante anch'io in questa squadra e spero di finire la stagione nel migliore dei modi. Quanto è stato importante Mister Sarri in questa scelta, in questa stagione, in questa rievoluzione che tu hai avuto? Beh, sicuramente tanto, per me poi penso che è stato lui a fare il mio nome quest'anno qui, quindi per me è stato doppiamente importante, poi se siamo arrivati a questo punto dopo quell'inizio così difficile molto è merito anche suo e quindi è giusto dargli i propri meriti. Senti, per chiudere si va a Verona a giocarsi quest'ultimo punto in una situazione particolare dove insomma anche il Verona con un pareggio festeggerebbe, per loro chiaramente si tratterebbe di promozione in Serie A, insomma è una gara, noi non possiamo dire di più, però è una gara, bisognerebbe giocarla con intelligenza da ambo le parti, mettiamola così. Ma non lo so, noi non siamo una squadra abituata a fare calcoli e quando l'abbiamo fatto abbiamo sempre fatto figuracce, quindi noi dobbiamo andare lì, giocare tranquillamente, spensierati, stare attenti magari a rischiare il meno possibile, però a giocare la nostra partita cercando sempre di fare il massimo, che sia vincere, questo poi lo dirà il campo, però dobbiamo fare il massimo, dai.
protagonista di questa vittoria importantissima dell'Empoli, Pietro Accardi, in campo dal primo minuto a difendere, a spingere sulla fascia sinistra. Pietro, una vittoria importantissima anche per come poi è arrivato il risultato di Lanciano, che non dico spalanca le porte dei playoff, ma insomma spiana molto la strada. Sì, noi abbiamo dimostrato di fare un passo alla volta. Oggi sapevamo che era una partita difficilissima, perché era una squadra che comunque ancora non è salva, e quindi sapevamo che ci avrebbe dato del filo da torcere. Credo che abbiamo dimostrato di tenerci tantissimo a questi playoff. Oggi è arrivata una vittoria meritata, anche con un po' di sofferenza, ma credo che alla fine è stata meritata. Dietro Pietro avete controllato, mi sembra, tranquillamente concesso forse un solo tiro nello specchio della porta. Sì, no. Sì, qualche ripartenza, ma dico, era anche normale, nel senso, loro poi sotto di 1-0 nel secondo tempo hanno messo 3-4 punte, quindi chiaro, hanno spostato Gasparetto a fare la punta, nel senso, è normale che loro ci credevano fino all'ultimo di poterla pareggiare quantomeno, però noi siamo stati bravi anche nella sofferenza a reagire bene come gruppo, compatti, e alla fine è arrivata veramente una vittoria bella, credo forse la più bella di questo campionato, perché questo campionato è lungo e ancora c'è da giocare però l'Empoli ha fatto veramente un campionato stratosferico. Un Pietro Accardi che, quando chiamato in causa, risponde sempre presente. Sì, io sono venuto mettendomi a disposizione dell'allenatore del gruppo. Ho avuto un po' di sfortuna all'inizio, però poi sono ripartito, come ho sempre fatto, piano piano, e quando è così, nel senso, puoi solo esclusivamente sfruttare i momenti che ti vengono dati. Io credo di averlo fatto con serenità, come ho sempre fatto, quindi non mi posso rimproverare nulla, anzi. Tu la Serie A l'hai fatta, sei un giocatore secondo me tuttora la Serie A, cosa vorrebbe dire provare a ritornarci con questa maglia, in questa nuova avventura? Ma per me sarebbe, io credo che ognuno di noi abbia qualcosa dentro, nel senso, per me potrebbe essere una rivincita, per tanti potrebbe essere approdare nella massima serie. Credo che ognuno di noi è un sogno che vuole realizzare. Siamo, diciamo, anche con Saponara a tirare un po' il titolo di coda della stagione, sperando che ci sia ovviamente il prologo delle 4 gare dei playoff, però ti chiedo un'analisi sulla tua stagione, forse qualche infortunio di troppo. Mia? Sì, la tua. Ma a me... Ci sei abituato? No, non è che ci sono abituato, praticamente non avendo fatto il ritiro estivo mi ha penalizzato tantissimo. Poi sono arrivato qui, non appena arrivato mi hanno messo subito in campo, quindi sono andato, chiaramente c'avevo il rischio più alto rispetto agli altri che era già da mesi che si allenavano. Io ho fatto qualche allenamento di qua e là, non era sicuramente facile. Speravo non mi accadesse, però è successo. Adesso guardo avanti e mi godo il presente, non penso mai al passato. È un grande gruppo, però questo è un grande gruppo, è un gruppo che merita la classifica che ha. Ha saputo soffrire nei momenti brutti, ha saputo reagire soprattutto nei momenti brutti, e oggi raccogliamo i frutti di un lavoro veramente intenso durante l'anno. Senti, per parlare del tuo futuro, parlo di stagione 2013-14, è ancora presto? Sì, io aspetto, sono in scadenza di contratto, l'unico mezzo che ho per andare avanti è continuare a giocare, fare prestazione, quindi e basta, nel senso, e poi si vedrà. Se sono queste, direi che i giochi vengono da soli. Sì, vabbè, non ci penso, guarda, non ci penso. Penso per adesso, veramente sono concentrato, come tutti noi siamo concentrati per questo finale di stagione che ce lo meritiamo. Senti, per chiudere, si va a Verona, manca questo punto, anche a loro si torna lì, potrebbe andare bene, nelle nostre corde non c'è sicuramente lo star lì a chiudersi, a difendersi. Che gara potrebbe venire fuori? Una gara, però si torna lì, bisogna essere intelligenti a giocarla, perché sarebbe un peccato veramente.
Ma guarda, cioè, nel calcio non c'è nulla di scontato, noi non facciamo tutti questi ragionamenti, andiamo lì sapendo che ci troviamo davanti a una squadra fortissima, un ambiente sicuramente caldissimo, quindi andremo lì e ci giochiamo la partita. Nel calcio non si può sapere, sai, quando meno te l'aspetti nel calcio... Tutto è dietro l'angolo, quindi esatto, vedi Sassuolo che a 13 punti di vantaggio si è compromesso un campionato.